Bartolomeo Cristiano, protagonista qui al Castel dell'Ovo di questa mostra intitolata Nuovo Instabile Equilibrio. Il tema del mio lavoro è sulla condizione umana, quindi è una riflessione critica sulla forza dominante, egemone della tecnica. La tecnica, diciamo, nel suo indirizzo non genera futuro, cioè ci priva di un orizzonte di senso, schiacciandoci in un presente indefinito. La tecnica, come sua mission, il potenziamento di se stesse, è in continua innovazione, quindi in un eterno attimo, relegando la condizione umana e l'uomo in un funzionario d'apparato. In questo caso il protagonista della mostra è un fanciullo, il corpo di un fanciullo, quindi per recuperare quest'idea del corpo mondo, no? Di questa riconquistata apertura originaria al mondo. È un bambino che criticamente ci suggerisce la possibilità di poter riabitare il mondo poeticamente, ricostruendo, ricomponendo quell'armonia antica dell'Apollinio, del Dionisiaco, che nel nostro orizzonte è smarrita. Bartolomeo, nelle note critiche relative a questa mostra si parla di transavanguardia, perché? Ma la transavanguardia ha sempre destato un grande interesse. Il primo è proprio sul concetto, perché diciamo che la transavanguardia si supera tutta l'esperienza dell'arte degli anni 60-70, che era un'esperienza concettuale performativa, e con la transavanguardia si recupera la tradizione, no? il piacere, la passione del fare, quindi le tele, i colori, la figura. E poi c'è una questione che io tengo molto a cuore, che leggo alla transavanguardia, che la pittura e il racconto dell'uomo, dell'esperienza dell'uomo, sono due elementi inscindibili che insieme possono raccontare la magia della vita. Una mostra che contiene 14 opere di grande formato. Sei innamorato del grande formato? Ma più che innamorato, è una necessità, è un'esigenza, non una spiegazione logica non la so dare, ma sulla grande tela do la possibilità di esprimermi, come dire, mi sembra il campo congruo a, come dire, a questa forza che mi spinge a dipingere. Sulle tue opere polimateriche, potrei dire, vedo dei ritagli di giornali. Cosa intendono rappresentare? La tecnica del collage è una scelta, perché il racconto è, diciamo, è un racconto un po' sincopato, sembra un racconto spezzato, ma tutti questi frammenti, letti nella loro unitarietà, hanno un filo logico e, diciamo, raccontano la condizione contemporanea, ma con una posizione un po' partigiana. Vedo il mondo prendendo posizione, e quindi in questi frammenti messi insieme do questa mia visione del mondo. Ritagli di giornali, titoli, carta stampata che si ripetono anche in quest'altra opera, un acrilico, Il peso del viaggio. Sì, in questo caso c'è un grande rimando, no? un grande fil rouge con il mondo classico. Proprio in questo caso c'è questa figura, ma ai piedi della figura c'è l'elmetto acheo, no? Quindi rievoca Agamennone, Menelao, Ulisse, quindi tutto un mondo antico, e il protagonista di questo lavoro, come se avesse un attimo appoggiato l'elmo dopo una dura battaglia, appoggiato per recuperare, rifocillarsi, ma alle sue spalle, con questo racconto un po' sincopato, no? Tanti frammenti, è come c'è questa spinta che il peso del viaggio, no? Quindi il peso dell'esperienza della vita che con gli anni si accumula, e a volte può essere anche un peso, diciamo, no? E quindi rimanda anche al peso di Ulisse, no? A quei 10 anni che aveva vagabondato per il Mediterraneo, costruendo delle esperienze che ancora oggi noi abbiamo come riferimento.
Bartolomeo Cristiano, in conclusione, il messaggio di questa tua mostra personale quale può essere? Ma il messaggio è di recuperare il senso della nostra esperienza umana, del nostro stare al mondo, quindi svincolarsi dalla tecnica. Oggi la tecnica ci opprime, non ci ha reso tutti elementi di un gaglio, no? Noi dobbiamo essere funzionali, bravi, avere reddito, avere successo. No, noi possiamo rivivere il mondo anche in maniera strettamente umana e con grande poesia.